Signori e signore, è un grandissimo piacere per me portarvi oggi sul canale quest'ospite, showgirl, showgirl si può dire? Si può dire. Showgirl a tutto tondo. Grandissima intrattenitrice, cosplayer, cantante, streamer, youtuber. Oh, ma quante cose fai io? Troppe. È un piacere perché? Perché io sono quasi ammirato del suo modo di intrattenere. Pure quando fai spot da fappia bene, cioè io mi guardo i spot suoi e rido. Una di quelle intrattenitrici che secondo me, magari verranno ricordate queste mie parole tra 10-15 anni, non solo canterà al Festival di Sanremo, perché comunque canta, ha partecipato, hai partecipato a The Voice nel 2013. già. Ma ricordatevi queste mie parole, lo presenterà, lei presenterà Sanremo, il tempo giusto che si eleva sto vecchiume raccomandato, strapagato coi soldi pubblici, coi soldi nostri, senza motivo, proprio di queste trasmissioni e di questo modo di presentare che puzzano de vecchio. Quando sta gente si leverà dalle scatole, vedrete che si darà spazio a persone comunicative come Kodomo. Vieni qua, mamma mia, ma ciao Miss. Sì, ma adesso mi hai presentato troppo, cioè mi hai pompato troppo qua, Franchice. Tu sei pronto a mangiare delle cose sublimi? Proprio. Io ho delle info che ti potè mangi male. Perché? Chi t'ha detto? Il tuo pubblico, bastardo. I tuoi follower, la tua community. Mi chiama, mi ha mandato i messaggi che e mi ha detto. Sì, sì, mi manda i messaggi. Dì a me su Instagram. Vabbè, fa, ma segno male, questa. Male, 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 Franchi, sappilo. Ma come male, male? Allora, c'è un problema, io quando, durante la settimana non mangio bene, è vero, perché non c'ho tempo. Io sono pronto, siamo in una zona, diciamo che tu abitando in un quartiere limitrofo, sì, vieni a sto forno. Da quando sono piccola, forse boh, 2 anni. E io mi sa che già so a che forno mi vuoi portare, perché nell'episodio pizza a taglio trullo con Massimiliano, nonostante era dei pizza a taglio, ci siamo fermati da De Carolis a mangiare sempre pezzi di pizza rossa. È De Carolis. È De Carolis. L'ho già recensito, però già partiamo così. Vabbè, dai, ho capito, Franchi, ma è buono. Vabbè, cioè, ho capito, però sempre che fate i posti che io poi faccio. Ma vedi che ti piace poi alla ma fine. Ma mi piace, sì. Ma allora, io ho mangiato una pizza porto, rossa da 9. Dici che ti porto alla pizzeria brutta. No, però fatemi scoprire qualcosa di nuovo. Datemi delle esperienze cioè, sensoriali tutte, come ha fatto il Masseo. O come sì, nel bene. O come ha fatto Atrix nel male. Ti dico che qua per me la pizza bianca è il top del top. Io ho mangiato la pizza rossa con Hai Max. Visto? Hai visto che stai sempre a lamentare? Ti porto a mangiare la pizza bianca. Io mi mangio quello che dici te. Dai. De Carolis, eccolo là, forno alimentari, via del trullo. Non lo so. 276, 78, 80. Vedrai che te faccio mangiare, Franchi. Che hai preso, Chia? Ho preso la pizza bianca. Io ho detto, dammi il pezzo più buono, ma con tutto il ben di Dio che c'è sta dentro sto forno, hai preso la pizza bianca. È la cosa più buona. Cioè, ma senti, che è la cosa più tocca, buona che fanno tocca una pizza rossa che te si rigirano gli occhi? È calda. Senti, qua stiamo, guarda sul marciapiede proprio. Io la appoggio là. No, mangiamo qua sulla panchina, che la gente che passa davanti. Quanto è speso? Niente. Chi è papà? Niente, quanto è speso? 3 euro. Tranchino mio padre. Tranchino mio padre. 3,37 euro. Sì. Bella. Mamma mia. Quello lì è terzale. Mamma mia. Questa certo, però è quella un po' moscia, è da tagliare per metterci dentro la mortadella. Infatti questa è la seconda cosa che faccio quando vengo qua. Non è quella scrocchiarella, ma è una pizza bianca pressoché perfetta. Vai, strappa. Io? E che io? Facciamo così, aspetta. Cioè, strappa il pezzo che vuoi. Senza toccare però, aspetta, pare brutto. Madonna, questa è plastificata, ma che... Ma... Cioè... E dai, no, dai. Sta Martrullo con Franchino il criminale senza toccarla. Senza toccarla. Ma dai, ma piega il pezzo e strappa, dai. Vabbè. Allora, non pensavo, è disagiata, raga. È disagiata, se no mica potevo stare sui social. No, non è così. Secondo me è speciale questa, senti. È calda, è buona.
cazzo io voglio dire. Lo senti come nonostante cioè sia parecchia mollica, perché questa sì, è la classica pizza bianca da riempire con la mortadella. Bravo. Come però il terzo morso si scioglie in bocca. Mamma mia, è imbattibile. Io ci faccio pure colazione con questa delle volte. Ancora quei cornetti. Questa è buona. È buona. Non riesco a smettere di mangiarla. Siamo altri 18 posti. Vabbè, diciamo che l'appetizer te la sei cavata più che bene. Dai, lo sapevo. Mo però viene una roba forte. Eh certo. Perché ci sarà pure un pranzo, deduco, no? Facciamo pranzo, sì. E dove ci spostiamo, mo? Verso Carbatella. Andiamo verso Carbatella, che ci sta una rosticceria. Una porta di rosticceria? Allora me lo fa contento oggi. Eh sì. Aghià, qua sei, siamo pronto? Nel tuo regno. Nel mio regno? Eh sì. Io pure qua ci sono cresciuta, perché mia madre c'ha il negozio in sta zona. A Garba. A Garba. Quindi Carbatella, quartiere da me strabattuto, popolare. Super top Carbatella, super, dai. Super top. Che è, oh? Che è successo? Eh? Attraverso. Ah, sì. Ciao. Allora, mo te porto a sta rosticceria. Buona. Lo sai che toglio bene, mi porti alla rosticceria, soprattutto infatti, che non conosco. A Garba. Per ammorbidirti. Non conosci? No, non la conosco sta rosticceria. Ah. Lo vedi qua? Supermercati? Supermercati. Grossi. Sì. Prima c'era la standa, raga. Madonna. Cioè. Però se ti ricordi la standa significa che ce n'hai molti più di 30. Molti, non esageriamo. Se no, e se ti ricordi un po' in più. Qua, questa era la standa. Sì. Mi piaceva un botto che c'era tutta l'area dove c'aveva i giocattoli. E io rompevo sempre le palle a mia madre per comprarmi i Tamagotchi. Non so quanti cavolo ce n'avevo. Per Tamagotchi? Ce n'hai 37-38. Non esagerare. Almeno. Ce n'ho 33. Molto bene, Chiare. La rosticceria è questa? Sì. È via Caffaro? Sì. 81-83. 83, sì. Sì, 81-83. E qua che mi vorresti far mangiare? Il quindi... pollo. Entri di te, so, mangiamo un giro. Dove pare? Senza bolletto, mezzo bolletto? Quello che ti pare, io ti do i soldi e tu, sei tu che decidi. Guarda questa immagine, un po' di decadenza. Sto tabaccaio chiuso da... Non lo so quanti anni. Anni. Che peccato. Ma tu lo sai qua che locale... Ma una bomba, c'è tutto il piazzaletto. Col piazzaletti, i tavolini e cose. Fantastico. A primo. Franchino e Codomo. Codomo e Franchino. Un fusion romano-giapponese, no? Magnato, Deo. Il pollo arrosto ci hanno fatto pure aspettare, eh? Eh sì, perché quindi pure questo fatto. Caldo. Pure questo caldo. Ma tu sei pronta tutta così... Signorina, infatti vestita io non so bene, molto pronta. A mangiare il pollo, che va franchino. Vabbè, ci provo, dai. Oh, sai te che mi hai voluto fare mangiare il pollo? Va bene. Il pollo se mangia che le mani. Che le mani, lo sapevo. Di che te volevi mettere seduta tutta. No, mo ci sarà il pranzo per quello. Così. Vai. Non era pronto. No, non era pronto, c'era solo quello piccante, facendo. Ma il piccante. Quindi. Dai, ed è morso subito alla coscetta. Io? Sì. Voglio sentire sto morsetto alla coscetta. Ma che è buono. Devi addentare pure tu, eh? Devo addentare? Che addento? Quello che ti guarda pare. Io, devo addentare. Dai, io. Sì, ho capito, io mangio che forchette, scusate, eh. Io, cioè... Ma però mi ha portato a mangiare il pollo, ma tu non la usi sta posto frequentemente. Come no? Il pollo, io solo il pollo prendo qua. Perché mi è capitato di mangiare questo, mi piace questo. Cioè tua madre chiude perché tu topia tua madre. Che chiude esatto. Il negozio qua a Garbatella. Soprattutto prima... la sera in realtà. Gli dico ma non c'ho niente da mangiare, vamma a prendere il polletto. Buonissimo, c'è un pollo da 9. Mamma mia regà, ma questo è un pollo da 9. Ma dove lo porto? Questo è un pollo da 9. Ma vuoi vedere dove se lo mangia poi il 9? Ma te lo faccio vedere. Dai. Senti la pelle. Che buona. Meraviglioso. È meraviglioso.
Guarda dove giochi. Dai, dai, vediamo se come si gioca sto 9, dai. Io non, avevi idea? Io non le prendo mai le patate, perché... lo so, ma stiamo tentando il succedere che fai ragione, il pollo che le patate, ragione, no? C'hai di ragione. Che stiamo a parlare, dai? Ma quando c'hai ragione, c'hai ragione. Sta patata a me non... Ce ne sta un 2-3 un po' più brustolite, ma questa è proprio... Ma te prego, mangiate quella più buona, quella che sembra più buona. Questa proprio, è lessa. Non ci siamo, infatti. NCSP. NCSP proprio. Ma perché non le tagliano più ma piccole? Ma che cazzo ne so, ma che è uno scoglio, cioè non capisco, ma perché? Guarda, perché non le tagliate più piccole? Cioè, guarda, verrebbero tanto più buone, secondo me. È lessa. Peccato, perché il pollo è veramente supremo. Il pollo è supremo. Però, oh, io ti ho portato qua per il pollo. Il pollo è supremo, però capisci che... Qua scendi di livello. Sì. Ma, lo capisco. Pollo che ho detto, io le patate non le prendo. Mi è avanzato un togliolo per me. È un po' zozzo di mani mie, però. Ma vabbè. Che me frega? No, cioè, sei te. Senti, vabbè, mia cara, a questo punto è arrivato il momento di metterci comodamente seduti in un ristorante, così puoi prendere le cose con le posate e mangiare da principessa. Bravo. È andata bene quei primi due, eh? Mi ha portato da De Carolis, che è un signor forno, ecco. Questo è un pollo eccezionale, tra i migliori che io abbia mangiato. Finalmente gente che fa il pollo come si fa, schiacciato, rosolato, bello, cotto, bello, saporito, condito. Mo te giochi tutto sul terzo posto, però. Va bene, va bene. Hai scelto il ramen? Ho scelto il ramen, mi piace da morire il ramen. Vediamo che c'è nel... Allora, devi sapere questa cosa. Sì. Magari è giusto pure che la sappiano tutti. Sì. Probabilmente, devo ancora decidere, ma probabilmente dopo la cucina italiana, per me c'è la cucina orientale. È quella che apprezzo, perché la cucina orientale non intesa come sushi. Perché che palle. La cucina orientale in genere è una cucina che ha una varietà di ricette, di prodotti, di uso dei prodotti enorme. Sì. E quindi mi piace tanto, cioè mi incuriosisce. Vedi? Quindi comunque la scelta del ramen te l'appoggio. Ramen bar, sì, Akira, via Ostiense. Akira. Forse è scritto qui da qualche parte, no, non lo so. Vabbè, c'è solo questo Ostiense, ramen bar Akira. Ramen quindi... bar Akira su via Ostiense. Solo questo qua. Ho detto. Io lo conosco, cioè non ci sono mai venuto a mangiare, però so che è buono. Certo, ti sto a portare in tre posti. Ma infatti sei una rivelazione. Io pensavo che... Ma allora scusate, ma tutta la sua community che mi ha mandato i DM. Sentite, Franco mi ha mandato i messaggi DM proprio. No, davvero? Sì, da incubo. Non sai era che t'aspetta. Era tutto preoccupato, mi scriveva: dimmi dove porti Franchino, dimmi. Non sai che t'aspetta, guarda che ci rimane male. Ci sono due tipi di ramen, lo shoyu e lo shio. Lo shoyu è un pochino più saporito, lo shio è quello un po' più delicatino. Ok. Io solitamente vado su quello più delicatino. Lo fanno sia classic che mini. Lo vogliamo prendere mini, così lo assaggiamo senza esagerare. Prendiamo allora più cose mini. Come ti pare? Ok, allora. Cioè, ti fammi dico assaggiare già magari diverse cose. Allora ti dico già, prendiamo uno shio mini con l'uovo e ti faccio assaggiare i takoyaki. Io qua non ho mai preso i gyoza, sono anche quelli molto però tipici. Si potrebbero infatti assaggiare i gyoza. Kodomo. Chiara. Kodomo. Sono la stessa persona. È la stessa persona. Identica. Ma da dove viene sto nome Kodomo? Perché Kodomo? Ma perché anni fa, quando aprì il primo canale, non sapevo come chiamarmi, cioè avevo questa parola che comunque mi identificava, che era bambino. Mi hanno sempre chiamato bambina perché sei sempre sembrata più giovane, perché gioca ai videogiochi, perché mi guarda i cartoni animati, capito? Classico. E allora ho detto bambina, traduciamolo in giapponese. Ho scelto Kodomo, perché Kodomo è bambino, in giapponese è bambina, molto generico. Ok. Quanto sei appassionata alla cultura giapponese? Tanto da averci fatto l'università. Ho studiato lingue e civiltà orientali. Ma sta cosa che caccia nelle balene non ti disturba per niente? Mi disturba un po', sì. Sì, è una delle cose che mi disturba. È una parecchio delle cose che ti disturba parecchio. Sì. Cioè sei mai stata in Giappone? Sì, per i miei 30 anni. Ti fai un sacco di sport? Ultimamente da qualche mese sto facendo un sacco di sport. Faccio salapesi,
palestra in generale e faccio guidazione. I cavalli mi piacciono da morire. Siccome io tanto non lo scriverò in descrizione, perché non scrivo il mio, figurati. Cioè, proprio... se la volete seguire su Instagram e quindi poi da lì avere tutti i suoi riferimenti, streaming, eccetera, Codomo, con la K. Codomo, sì, con la K live. Perché Codomo solo non c'è stato. Ma su Instagram, Codomo live, sì. Davvero? Ah, forse c'è un cosplay, no, non è vero, sì, c'è un cosplay. C'è un cosplay con una parrucca rosa. Che ne pensi di questo cosplay con la parrucca rosa? Oddio, questo mi è sfuggito, lo sai. Non l'hai visto? Questo l'ho inventato io. Oh, ma senti, con una succube. Mo, per una cosa, no? Quante difficoltà ha una ragazza nel mondo dei social? Nel senso che io vedo che la cosa che più l'utenza, o soprattutto prettamente quella maschile, becera e con dei quozienti intellettivi molto bassi, la classica cosa che viene detta ad una ragazza sui social e che fa intrattenimento, che fa cosplay, che fa le cose che fai tu, è ovviamente carina, attraente, eccetera, è quanto sei bella e mai quanto sei brava. Cazzo! Io per farmi dire che sono brava mi sono dovuta coprire. Cioè, all'epoca, anni e anni fa, come mi girava, mi vestivo, c'era anche il momento, la giornata in cui mi mettevo la maglietta scollata, il vestitino carino, la gonna, quello che è. Ho smesso di farlo, comunque lo faccio molto molto meno, perché non ne potevo più di essere etichettata come quella che fa i contenuti per farsi vedere, per farsi dire che è bella, per attirare pubblico, eccetera eccetera. Non me ne fregava niente, non mi è mai fregato niente di questo. Ho cominciato a coprirmi, l'antifona è cambiata. Il pubblico è aumentato, è più attento, è più carino, è più maturo. È più maturo. È più pubblico. È più e pubblico, meno ragazzini o frustrati che stanno a cercare quella che fa i contenuti dentro la piscinetta o che ciuccia le orecchie nell'SMR. Il problema qual era? È che l'abbigliamento nella testa loro non mi identificava per quello che volevano, perché io non ho mai fatto contenuti di quel tipo. Associati a, ok? Sì, sì. E quindi non matchava la cosa. Evidentemente così capiscono meglio che tipo. Però è assurdo. Però tu no? Ci sei arrivata con un percorso pure dei anni, ma all'inizio, certo. Quanto è frustrante no, sta terribile, cosa terribile. Per una content creator, ragazza, donna. Lo è ancora adesso. Lo è ancora adesso. Ti metti comunque una cosa normale, guarda, io devo star nuda, cioè una maglietta normale che ma ti metti quello che ti pare, ti metti quello che ti senti. Il problema è che, appunto, come si dice, la malizia sta negli occhi e chi guarda. Bravo, bravo. Perché poi lo vedi che contenuto offro, non è che cioè, lo vedi subito. Però capito, però questa è una mancanza poi di libertà che certo. Tu hai. Cioè tu non ti senti libera di esprimerti in un modo, perché purtroppo siamo una manica dei decerebrati che vede l'erotismo. Quanto sei bella e non quanto sei brava. A me sta cosa è una cosa che tipo mi manderebbe ai pazzi. Io mi sono rassegnata. Smettetela, smettetela. Apprezzate i content creator per la loro bravura, per la loro creazione, per quello che hanno dentro la testa, per quello che dicono e non per l'aspetto fisico. Basta. Siete una manica di maniaci. Siete dei maniaci. La dovete fare finita. Stop. O almeno se siete maniaci, siatelo dentro. Franchino, voce del popolo. Ma sì, perché ma così, siatelo no, dentro, così. Non lo dite, non lo esternate. Abbiate allora, il buon gusto di non esternarlo. Anche perché ve lo assicuro, non si conquista più una ragazza no, con no, sicuro, che begli occhi che hai. 100%. Quindi fate solo la figura. 100%. Fate solo la figura degli sfigati, dei frustrati, dei boomer, non so come spiegarlo. Io penso che la maggior parte lasciate lo perdere, sa. Accannate questo atteggiamento. Secondo me tanti lo sanno, però lo fanno uguale. Sì, qua sono i ghiozzi. Sì. E questa è la salsa di soia con l'aggiunta di cose loro. Sì. Questo è il primo. Questo è il takoyaki, che sono delle polpettine di polpo, tipo. E guarda il calore che fa, muove tutte. Sembrano dei vermicelli. È questa? L'ho beccata sì, così? L'ho beccata. Molto, molto buono. Molto buono. Quasi mi ha stupito, io dei ravioli ne ho mangiati, Vedi che mi disturba mentre chioggia? Che cos'è? Aglio. Aglio, eh? Ecco, tutto staglio a me mi dà fastidio. Poi sì, un sì. Buon raviolo si dice deve avere almeno 5 piaghe. 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, vedi? Lo sapevo.
e molto takoyaki. Questo io l'ho mangiato pure in Giappone. Che buono, madonna. Mi fa impazzire, guarda il polpetto. Buonissimo. Scotta un po', eh? No, fa niente. Ricevi tipo messaggi sempre dei soliti, dei celebrati di turno, tipo: ah, ma c'hai 33 anni, ancora gioca ai videogiochi? O c'hai 30, sei una ragazza, sei una donna, ancora gioca ai videogiochi? Quegli anni, stai? Non mi dicono niente, perché forse col fatto che ne dimostro di meno la gente non, okay, non capisce bene che c'è 33. Però ovviamente sì, col fatto che sono una ragazza sì, assolutamente sì. Invece te sta in cucina ultimamente, guarda, forse te lo recupero pure. Se vuoi te lo recupero pure, guarda. Ultimamente un tizio mi fa: ma perché non torni, non sei proprio capace con questo gioco, ma perché non torni in cucina? Io ho detto: sì, guarda, in cucina so peggio, lascia sta, fidati. Poi si permettono ovviamente di dire cose che sicuramente un ragazzo non direbbero, ma non voglio fare vittima o cose, però è così. E un sacco di gente non se ne rende conto e dice: ah, ma le donne sempre a lamentarsi di sta cosa, una cazzata. Invece no, è così. Ultimamente che sono rientrata a giocare Overwatch in chat vocale, finita. Quando capiscono che sei una ragazza è finita, ti comincio veramente, cioè, l'ultima volta ho dovuto staccare, ho fatto: raga, io non ci gioco più a sto gioco, tolgo la chat vocale. Cioè, dei disagiati allucinanti. Sì, ah, sei una donna, una ragazza, ecco perché fai così schifo. Ah, ma perché non stai a giocare un support? Perché non giochi mezzi? Perché non giochi... Terribile. Questo è bollente, te lo dico, cioè proprio incandescente. Incandescente. Fettine di carne. L'uovino. Beh. L'uovino me lo aspettavo più crudino, che solitamente quello vero buono deve essere un po' crudino dentro. Io questo non lo so, non ho questa cultura sul ramen. Deve essere un pochino morbido, proprio il tuorlo dentro. Il brodino è incandescente. Ah, te lo mangi così? Il brodo sì, ma l'uovo no, per niente, è freddo. L'uovo è freddo? Prova. Comunque questa è una giornata d'inverno di sistema pure la vita. Ma sto brodino è speciale. L'uovo è buonissimo. Potresti mangiarlo con risucchio. È molto buono, sì, secondo me. È molto molto buono. Pensa che taglio, non se ne è accorto nessuno che c'ha la telecamera appoggiata sullo sgabello sotto la mensola, no? Oggi te la sei giocata super bene, perché mi hai fatto mangiare la tradizione, però boom, poi ramen. Te stavi a preoccupare, no, stavi a piangere. Il brodo è super buono. L'ho fatto mangiare bene. E invece dai, oggi sto sei meno meno dove sei preso piano. Sembri tipo quei professori qua alla scuola che dicevano: ah, hai fatto un buon lavoro, sei come cazzo. Perché ti aspetti di più, Che dai, cosa aspetti? Dai, dai, un pochetto di più, dai. Mi aspetto un 8. Dai. Ma invece piuttosto te canti? Io canto, sì. Però ti vergogni? No, non è che mi vergogno, è che a parte ho avuto una difficoltà proprio fisica, perché ho avuto i noduli anni fa. E la verità è che non ci ho mai creduto abbastanza, nonostante sono riuscita anche a entrare in un programma senza conoscenze, senza niente, proprio così mi ci sono ritrovata. Lo sai che adesso io la prima cosa che farò tornando a casa, prima di montare il video, è cercare la puntata di The Voice del 2013. Ci ho fatto io la reaction alla seconda puntata, quindi troverai il mio video che faccio la reaction a me. Perché su YouTube? Sì. Ok. Perché io c'avevo il registrato di mio padre col CD che si era registrato tutto. E adesso fu così che quel video su YouTube tuo farà 100.000 visualizzazioni, vero raga? Perché allora il canale YouTube è Codomo. Quello sì, Codomo. Dove lo trovo più o meno? Come si chiama? Sono stata The Voice, c'è scritto, quindi c'è scritto The Voice un annetto fa. A posto. Però mi dispiace, perché quello è l'unico, uno dei pochi video di canto che c'ho, che non è che è in granché, poi mamma mia, cioè, che poi te le davano loro le canzoni da cantare, mi hanno dato una canzone di Gianna Nannini che non ti apparteneva proprio. Non mi appartiene, capito? Quindi
po' mi dà fastidio che sia l'unica cosa che c'è della televisione, capito? Non era solo il gelato al tè verde, ma il casutera, che è il pan di Spagna giapponese servito con gelato al tè verde. Questo spigne, perché il pan di Spagna rimane un po' anonimo senza gelato, ma col gelato spigne, è buono. Tia, bello, carino, bello, questo è gelato? Sì. Gelato al tè verde. Oh, guarda, niente niente, oggi mi tocca a te un bel voto. Stai a rosicare un po', eh. Mezzo sì. Ammazza quanto è buono. No, beh, questo è troppo buono. Aspetta un momento, ah, così? Dai. Mamma mia, guarda quanto stai a rosicare, che mi devi dare sto votone oggi. La faccia di rosicamento, guardalo. No, vabbè, ma è buono fragile. È speciale. Cioè, io mangerei solo quei, pranzerei con questo. Questo è una cosa che devi per forza prendere quando vieni qua. Ma per, guarda poi che si scioglie, che fa la cremina. Ma poi questo lo metti così sul pan di Spagna. Bravo. Questa è una rivelazione. Mamma mia, regà. Perché comunque questo è un gelato naturale. Sì. Partono dal tè verde e ci fanno il gelato sopra. Sorbetto, credo che sia a base d'acqua, non ci sia latte, credo, eh. Non lo so, ma io me ne mangerei un chilo di sto coso. Un chilo. Un chilo? Un chilo. Un chilo, regà. Si esagero. Poi fa la cassa, ma senti che mi dai da sporto un po' di gelato? Ti senti l'amaro del tè verde e il dolce del gelato. Che equilibra tutto. Non so se abbiamo detto quanto abbiamo speso noi rosticceria, ma mi pare no. No. Tipo 7 euro. L'avevamo detto De Carolis, sì. 7,20 euro. De Carolis l'avevamo detto. Sì. Che mi pare. De Carolis era 3,70 euro. 3,37 euro. Dai, su 11 euro, dai. Mo vedo quanto pago qua e quindi poi mi ritiro per deliberare. Basta, l'ultimo, prendo l'ultimo. Mia, Chiara, cara. Dai. Voglio sentire. Ho speso 39,30 euro. T'ho fatto pure spende poco. Cioè, allora, abbiamo preso i ramen piccolini. Sì. Però quello che te pare, però abbiamo mangiato, io ho mangiato. Però scusa, che porzione era? Anche no. Se era mini era. Sì, era una porzione normale. Secondo con me. Con gli antipasti, i ravioli, le polpette, il dolce, 20 euro a testa, direi che si è molto strasta. Poco. E sì. Probabilmente tu, vabbè che hai cominciato con la pizza bianca che vai che costa. Però alla fine mi hai fatto fare i tre posti. Con pezzetto di pizza, il polletto e un buon pranzo. Tutto diverso, a 50 euro. Ti rendi conto? Credo che tu sia quella che mi ha fatto spendere di meno. Meno di tutti. Quindi primo questo brand. Incide poi sul voto finale. Dai, perché ho mangiato bene, mi hai fatto spendere meno di tutti. Vabbè, mo ci penso. Non ti fidavi, vabbè, pensaci. Tiè, poi dite che non faccio belle inquadrature. Stavo in parchetto pieno di tossici. Ma non lo fa vedere così, pare bello, lascia stare. Ma si vede, mi sa ubriacone in forno. Mi sa di sì, mi però, sa. Però, sì. Ah, guarda, un po'. No, ma qua è carino, guarda, eh. Sembra quasi Central Park. Franchi, smolla sto botone, dai. Oh, non me l'aspettavo, ti giuro. Anzi. Voglio che mi fai però il ragionamento a voce alta, tutto. Il ragionamento a voce alta è che ovviamente sono una giornata di quotidianità molto semplice, pizza certo. Bianca, polletto, ramen, però devo dire che effettivamente a De Carolis è una certezza, il polletto mi ha stupito, uno dei più buoni polli che io abbia mai mangiato, e ramen molto buono. Col gelatino. Però 9 in tuo posso da. Vabbè. Però lo sai che c'è? Non mi sento di datte neanche 8,5 perché mi hai fatto spendere solo 50 euro. Quindi, mia io cara Codomo. Ho messo 9, basta. No, 9 in tuo posso da. Audio 9, meno pienissimo però.